A tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in un nuovo video. Questo è il video dei prodotti finiti barra cestinati. Cercherò di fare veloce, altrimenti verrà un video lungo anche se i prodotti non sono molti. Allora, il primo prodotto che vi mostro è questo latte per il corpo della Phytorelax al cocco, 250 ml di prodotto che finalmente sono contenta di aver terminato, perché ce l'avevo da agosto 2015. Mi sono trovata bene, la profumazione è veramente ottima. E lasciava anche la pelle idratata. Ovviamente latte corpo magari un pochino più adatto per l'estate perché è più leggero. Comunque mi sono trovata bene ed è un prodotto che potrei ricomprare. Un altro prodotto terminato è questo qui, il deodorante della Neutromed che appunto ha utilizzato mia sorella. È quello col tappo rosa, il Sensitive. Lei preferisce quello col tappo azzurro, ma ogni tanto, perché secondo lei è più efficace, ma ogni tanto alterna anche con questo. Poi, un altro prodotto terminato è questa mini taglia dell'Occitan, una crema per le mani al burro di karité, molto buona, la profumazione è ottima, lascia la pelle veramente molto idratata anche a lungo. Era una mini taglia che mi era stata omaggiata in negozio. Come vedete l'ho tagliata, io non sono solita tagliare tutti i prodotti, ma solo quelli che magari mi piacciono un po' di più. E mi sono trovata bene, potrei anche pensare di acquistarla in full size, anche se costicchia un pochino. Poi, altri prodotti terminati sono, allora, è questo campioncino di shampoo della Biocap anticaduta, cioè rinforzante, non mi è piaciuto, ma mi era stato regalato in erboristeria e quindi l'ho utilizzato. La profumazione è uguale a quella dello shampoo anticaduta della Fito, quindi probabilmente gli shampoo anticaduta hanno delle profumazioni simili, però non mi è piaciuto, quello della farmacia mi piace, questo no, però l'ho utilizzato. Un altro campioncino utilizzato è questo qui della Rimmel, il fondotinta Fresher Skin, come sapete mi piace, mi sono trovata bene, ne ho ancora altri e anche se bene all'inizio vi avessi detto che non so se è un prodotto che andrei ad acquistare in quanto io preferisco dei fondotinta effetto coprente, potrei anche pensare di acquistarlo perché appunto mi trovo bene. Poi un altro prodotto terminato è questa maschera per il viso della Purisense e per pelli miste in pura. Mi sono appunto trovata bene e no, era una confezione da due pezzi, intanto ho terminato questa. Allora, non è un prodotto che comunque andrei a ricomprare in quanto non mi piace per niente la profumazione. A parte la profumazione che non mi piace, però l'effetto sia purificante che opacizzante lo lascia veramente sulla pelle. La pelle rimane pulita e anche ha questo effetto insomma opacizzante, la pelle la vedete proprio più pulita per diversi giorni dopo averlo utilizzato e io ho notato al primo utilizzo la differenza tra prima e dopo. Dopo l'ho utilizzata solo a distanza di 3 giorni, però comunque mi sono trovata bene, cioè l'effetto lo fa sul serio. L'unico neo che appunto a me non piace il profumo. Poi un altro prodottino terminato è questa saponetta dell'Amand, una saponetta bio, neutra senza profumo, non mi, no, è una saponetta normale, niente di che, ero curiosa di provarla, però non sa da niente e quindi sì, non andrò a ricomprarla. Preferisco utilizzare altri tipi di saponi neutri. Poi, un prodotto che vado a buttare via è questo campioncino della Gliss Testa Nera, una maschera per i capelli, seta fluida, che appunto non mi ero accorta che appunto era a contatto con l'aria, che si era rotto il tappino e quindi la butto via, non l'ho mai utilizzata. Un altro prodotto che vado a cestinare è questo siero per il viso, non mette a fuoco, è questo siero per il viso della Delidea con Vitis e Melograno. Avevo provato anche a regalarlo a una mia amica, ma neanche a lei piaceva, quindi l'ho utilizzato poco, forse ero arrivata giusto qui, forse anche meno. Adesso l'ho sciacquato, devo sciacquarlo un po' meglio, comunque forse ero arrivata qui io, quindi vedete, non l'ho utilizzato neanche io tanto e non mi è mai piaciuto sin da quando l'avevo acquistato la profumazione e ho anche un altro prodotto di questa linea Vitis Melograno che è il correttore che ho rifilato a mia sorella e anche questo ha lo stesso problema dell'odore, è proprio un pessimo odore che a me dà fastidio anche avere sulla pelle. Se non avessi avuto un altro prodotto avrei pensato che il prodotto fosse andato male, invece proprio probabilmente è questa linea che ha questo odore che a me non piace neanche un po', quindi è stato un pessimo acquisto.
non, sicuramente non andrò a comprare più niente di questa linea qui. Quando l'ho acquistato non mi ero accorta che i prodotti erano privi di profumazione aggiunta, quindi io quando l'ho comprato pensavo di comprare un prodotto che sapeva veramente di vitis e melograno, cioè dolce, invece quindi ero rimasta delusa subito. Però da qui a sapere proprio odore, cioè comunque insomma niente, è stato un pessimo acquisto e ho aspettato a buttarlo via perché pensavo di regalarlo a qualcuno che magari non dava fastidio come a me l'odore, oppure che e anche perché appunto avevo speso sui 12-15 euro e non era ancora scaduto, e ho pensato magari lo utilizzo in altro modo come crema a piedi eccetera, ma siccome la mia amica a cui l'ho regalato neanche a lei non piace, anche a lei dava fastidio la profumazione, io poi non ho, ci ho rinunciato, non avevo neanche io voglia di mettermelo tipo sui piedi, roba così, per utilizzarlo in modo alternativo, anche perché di creme ne ho già tante, preferisco utilizzare qualcosa che abbia un profumo che mi piace, quindi ho deciso di cestinarlo praticamente intero. Quindi appunto un pessimo acquisto che io vi sconsiglio. Infine l'ultimo prodotto che vi vado a mostrare è questa fiala della Fito anticaduta, Fitociane. Come sapete avevo comprato una scatola di fiale anticaduta, di queste qua io ne avrò utilizzate 3 di numero, sono un po' pigra, non è che mi va di mettermi le fiale. Per fortuna le sta utilizzando mia mamma e lei ha notato proprio la differenza, è molto soddisfatta, ne sta utilizzando una alla settimana, aveva un po' di alopecia e ha notato proprio la differenza perché non si vede più questa, diciamo, alopecia, quindi ha notato proprio la differenza tra prima e dopo ed è molto soddisfatta del prodotto. Io sicuramente per me non le comprerò più, ma per mia mamma potrei, se le vuole io le ricompro. Ecco, vi ho mostrato tutti i miei prodotti. Ah no! C'è un altro prodotto, l'ultimo, è questo qui, vediamo dove l'ho piazzato. L'ultimo prodotto è questo bagnoschiuma. Questo qui ho utilizzato solo la parte sotto come sapone liquido, niente di che, fanno un sacco di schiuma questi prodotti, la profumazione non è nulla di che, era quello all'avena. Ho salvato solo la parte sottostante, appunto utilizzata come sapone liquido, ma purtroppo questo bagnoschiuma mi è caduto intero, cioè era messo nell'armadietto di prodotti forse un po' in modo infelice, mi è caduto per terra e come vedete si è rotto e ho spanto bagnoschiuma dappertutto. Quindi ho buttato praticamente un prodotto intero, ecco. Vi saluto, vi ringrazio della visione e ci vediamo al prossimo video.